Covid, il mondo raggiunge 1 milione di vittime, in Europa contagi in crescita, in Cina Wuhan torna alla normalità. L'epidemia in Italia, positivi stabili ma con meno tamponi, aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Conte sul Recovery Fund, in gioco il futuro del paese, PD 5 Stelle, risorse a scuola e fisco, opposizioni, governo inadeguato. Torino prima lo annuncia sui social, poi spara all'ex moglie e si suicida, la donna è morta in strada nel parcheggio di un bar. Lumifragio sul Salernitano, mareggiata in Sardegna, a Milazzo, camera ardente per il militare morto per soccorrere due ragazzi. Giornata mondiale del turismo, il settore si riorganizza con nuove regole, crollati gli arrivi stranieri, si punta sulle destinazioni vicino casa. Fattorie galleggianti sull'acqua o coltivazioni verticali su container, l'agricoltura urbana cerca nuovi spazi per produrre in modo virtuoso, dalle verdure di Hong Kong al grano nel deserto, la campagna del futuro è sempre più tecnologica. Buonasera dal TG1. Il 2020 sarà ricordato come l'anno del coronavirus, un'emergenza che ha segnato tutto il pianeta con una lunga scia di sofferenza. Oggi il mondo attraversa...